Prevenire è meglio che curare. Come recitava il celebre slogan della pubblicità degli anni Ottanta, i cambiamenti climatici portano la nostra protezione civile ad insistere sul fronte della prevenzione prima che nascano guai seri. Vale sul fronte della siccità, ma anche delle bombe d'acqua o degli incendi, fenomeni che in questo 2022 si sono susseguiti con preoccupante rapidità. A parlarne è stato il capo della Protezione Civile Nazionale, Curcio, intervenuto alla Fortezza d'Abbasso di Firenze. Questi sono, come dire, i sintomi. La cura è a monte, cioè nel momento in cui noi affrontiamo per esempio il tema della siccità, dobbiamo affrontarlo non quando i fiumi non hanno più acqua, ma quando ci accorgiamo che sono anni in cui gli eventi pluviometrici invernali diminuiscono. Quest'anno abbiamo avuto un innevamento minore del 70%, si sapeva già, come dire, a fine dell'anno scorso. Questo per fare un esempio pratico. Allora noi non dobbiamo concentrarci sul sintomo, noi dobbiamo sapere che stiamo andando in quella direzione e ragionare certamente nel breve termine con affrontare problemi quando si verificano, ma soprattutto fare prevenzione, capire come muoverci prima, cambiare forse anche un po' gli stili di vita, no? E allora questo è il passaggio culturale che dobbiamo fare come istituzione in primo luogo e poi portandoci dalla parte nostra al cittadino, perché queste battaglie o convinciamo i nostri cittadini, le nostre comunità che così è, oppure diciamo da soli non si va lontano.